Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Alan e quest'oggi faremo un video un po' particolare perché proveremo un mezzo che ultimamente sta andando di brutto e appunto parliamo di questo Ion Cobra 400 e con una trasmissione monomarcia variatore di fase, come un semplice scooter o cinquantino per intenderci. Guardiamolo adesso esteticamente, questo è un Cobra, devo dire che fa la sua figura, è bello aggressivo in questa colorazione nera e poi in questa versione appunto stradale da pista. Il proprietario ha modificato le molle mettendole da gara un po' più rigide, per il resto l'ammortizzatore è rimasto invariato. Abbiamo una gomma da 165-70 con un raggio 10, mentre al posteriore abbiamo delle gomme da 225-40 con sempre raggio 10. L'estetica di questo Ion Cobra 400 è molto aggressiva, molto spigolosa e potrebbe assomigliare a un Raptor 700, ma non voglio andare oltre, quello è un altro tipo di quad. Qui mo parliamo di questo Ion Cobra 400. In più il proprietario ha aggiunto questo scarico Akrapovic, che si può vedere da qua, eccolo lì. Solo il terminale, per il resto il quad proprietario mi ha detto che sviluppa 75 cavalli circa. Ma perché? Cos'è stato modificato? Che cazzo ne so. Nice. L'ha detto il proprietario vecchio. Ah, ok, vabbè. Facciamo qualche domanda al proprietario che è qui con me e vediamo se ha fatto qualche altra modifica che ci è sfuggita. Allora, io di modifiche personalmente non ne ho fatta nessuna. Quelle dell'ex proprietario me le ha dette lui, ha fatto esteticamente le pedane in alluminio, che non ci sono se si acquista questo quad nuovo, quindi originale. Tra l'altro va saldato anche sto pezzo perché è proprio ad uso spartano per la pista. Poi cioè il filtro dell'aria maggiorato e poi ha dato un piccolo ritocchino sulla centralina per aumentare, diciamo, un po' la potenza. Quindi però a quanto arriviamo? A 75 cavalli circa. Okay. Devo dire che il nostro amico Gali è stato molto esaustivo per le nostre esigenze e adesso gli chiedo se posso provarlo, ha detto che non me lo fa provare. Va bene, basta che non lo distruggi. No, io lo spacco tutto. Cercherò di impennarlo, qua lo dico, e vediamo se riesco a farlo. Quindi adesso saliamo a bordo e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vediamo come va questo Ion Cobra qua. Bene ragazzi, siamo pronti per provare questo quad Ion 400 in strada, vediamo come ci si comporta. Vediamo come si comporta. Allora, innanzitutto folle, prima inserita, freno a mano staccato, possiamo partire. Wop, 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 wop. Wop, 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 wop.
la madonna, la porco Diaz, madonna, minchia che figata, ragazzi, ma 50 all'ora e c'ho, già mi sto cagando sotto, anche perché sto sterzo qua, madonna mia, bisogna prenderci la mano, di coppia ne ha abbastanza, però se mo siamo a 80 all'ora, beh 80 all'ora la stabilità c'è ancora, però in curva ragazzi io mi cago addosso, perché uno non sono capace, no madonna, no è bello pericoloso, bisogna saperlo guidare. Allora ragazzi, qua se vi parte lo sterzo siete fregati, siamo a 70 all'ora e mi sto cagando sotto, no a una certa diventa proprio, cioè guardate, bisogna, non so come si guida sto robo, è veramente difficile, proviamo a fare una curva, non so se devo stare interno, sì devo stare allora leggermente interno col gomito, tenere la moto ben stretta le gambe, eravamo a 95 all'ora, manubrio ben saldo e si riesce a fare, si riescono a fare un po' le curve. Quando perdete un attimo la concentrazione nella guida, spinge di bestia. Peccato che consuma come un animale. Se volete vedere il video dei consumi, lasciate like. Oh, la madonna! Rotonda, proviamo a farlo derapare, rotonda. Non si derapa. Che figata ragazzi! Figa, gli sto finendo le gomme, madonna. Altra frenata. Se non fosse stato la strada, secondo me sarebbe stato più figo. Ma ti diverti, non so come si mettono le frecce, quindi giro. Ma ti diverti lo stesso ugualmente, strada, fare il coglione. Peccato che fotti tutte le, ti fotti tutte le gomme. Ho derapato per la mia prima volta con un quad! Incredibile, boom! Abbiamo appena beccato la polizia. Siamo senza libretto. Quel c***o del mio amico si è dimenticato il libretto, porca loca. Direi che possiamo scendere da questo Iron Cobra 400. Tirare le nostre conclusioni e niente, io spero che questo giretto vi sia piaciuto e spero di, chiedo al mio amico se me lo regala, spero di fare altri video con questo quad perché è veramente una figata pazzesca, una cazzo di figata. Il video di oggi finisce qua, abbiamo fatto un giro con questo fantastico quad, mi sono ricreduto, non mi piaceva il quad ma cazzo è una vera figata, chissà con quad più potenti quanto ci si può divertire, se già con questo ci si diverte parecchio. Volevo ricordarvi ovviamente di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e se raggiungiamo almeno i 100 like vi porto il video di quanto costa mantenere e se ci sta o non ci sta acquistare un quad di questo genere per un uso quotidiano, che cazzo, una cimice ragazzi, per un uso quotidiano o quello che volete fare voi, quindi mi raccomando 100 like. E inoltre volevo aggiungere che proprio oggi ho fatto una bella spesa per la mia Golf GT, che tra l'altro eccola qua, ho fatto una bella spesa
Ovviamente vi mostro le modifiche che ho fatto, sono delle modifiche della Madonna, quindi restate sintonizzati e noi ci vediamo al prossimo video.